Allora, da San Francesco è appena arrivato il sindaco e c'è anche il presidente del consiglio comunale, ci sono anche alcuni consiglieri comunali, c'è il parlamentare Nino Germanà, sta per iniziare questa seduta giunta che in realtà è proprio una vera e propria manifestazione di... Consiglieri comunali, sto vedendo che c'è Dario Zante, gli assessori, c'è l'assessore Musolino. Allora, l'assessore Musolino, poi l'assessore Scattareggio, l'assessore Trimarchi, l'assessore Caruso. La facciamo la dire. Sì, 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 quello non è un problema, ci organizziamo, per carità. Siamo qui. Allora, vedo il Presidente del Consiglio Comunale, se vuole stare qui da questo lato, se ci sono tanti consiglieri comunali, se vogliono stare qui c'è anche, ecco, perfetto, quindi rappresenta tutto il Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, c'è anche l'onorevole Germanà, ci sarà forse qualche altro deputato che arriverà, ma... Il tema dell'incontro questa sera è quello di vedere se arriva a questo appuntamento l'istituzione. L'istituzione che noi stasera vogliamo qui è lo Stato. Io ho chiesto anche al Presidente Musumeci di essere presenti perché questa non è la battaglia del Sindaco De Luca, non è la battaglia di Messina, non è neanche la battaglia dei siciliani, questa è la battaglia di tutti gli italiani che ancora credono nello Stato. E io sono qui proprio per denunciare per l'ennesima volta, e non si tratta di una sola denuncia, di una semplice denuncia, noi vogliamo risolvere i problemi. Avevamo in queste settimane già evidenziato dall'inizio di marzo che dal nostro punto di vista, da uomini di Stato, dello Stato che stanno in trincea, non si stava affrontando in modo corretto questa situazione di grande emergenza, di grande pericolo. E abbiamo tentato di andare avanti, non erano fughe in avanti per protagonismo, erano esattamente delle fughe in avanti di chi conosce il territorio e sa anche cosa significa organizzare le varie dinamiche. Ci siamo confrontati più volte con i componenti della Giunta che sono qui presenti e li ringrazio, con il Presidente del Consiglio e con tutti i consiglieri comunali. Noi già ai primi di marzo, vi ricordi Presidente, avevamo già previsto l'ordinanza per chiudere subito le scuole perché avevamo capito che ci dovevamo fermare da subito. E invece abbiamo avuto come un mastino sul territorio chi al nostro passo in avanti ci fermava, ci minacciava, ci bloccava perché le norme non si possono violare, per carità, ma quando ti trovi di fronte a scelte che determinano la vita o la morte della tua comunità, che prevale il comma disposto, la norma,
chi è qui che fa il guardiano dell'applicazione delle norme, che sarebbe il prefetto, con tutto il rispetto, per carità, oppure prevale quella che è la sensazione, l'intuito di chi vive il territorio e che sa quali sono anche i profili operativi che bisogna affrontare, perché non bastano le norme. Siamo stanchi delle norme finte, delle norme fatte da persone che non hanno idea come funzionano poi le dinamiche sul territorio, che non hanno idea cosa significa fermare una città, fermare certe dinamiche, fermare un sistema produttivo che non si può fermare all'improvviso, si deve anticipare tutto. E noi abbiamo cercato di fare questo, e prendendoci la responsabilità, prendendoci anche certi sputi, ma non abbiamo assolutamente calato la testa. Siamo andati avanti secondo quello che era proprio un mandato, e il nostro mandato è quello di proteggere la gente, che viene prima di dare servizi. E abbiamo capito, purtroppo, leggendo quello che proveniva dalla Cina, che in un sistema come quello italiano bisognava immediatamente anticipare certi provvedimenti. Perché? Perché noi ovviamente abbiamo certi stili di vita che, per modificarli, non essendo in uno stato di regime, meno male, ci vuole il tempo per poter attuare tutto, e questo lo sappiamo tutti quanti. Allora, ed ecco perché abbiamo fatto le nostre ordinanze, abbiamo sollecitato, abbiamo anticipato i tempi, perché noi qui scontiamo anche un altro problema che è emerso in questi giorni nella sua drammaticità, che il nostro sistema è fragile, il nostro sistema sanitario è inutile che ci gonfiamo i muscoli, non è quello di altre parti d'Italia, ma non è questo il momento delle rivendicazioni, questo è il momento di essere seri, di essere concreti e di prendere atto di quelle che sono le nostre debolezze, le nostre fragilità, e quindi organizzarsi per compensarle. Questo era il senso ed è il senso delle nostre battaglie. E quando ci siamo trovati di fronte ai provvedimenti che sono stati assunti proprio per sigillare la Sicilia, io sono stato uno che fino a quando ha potuto ha difeso il nostro principio di accoglienza, anche andando contro, scontrandosi magari con alcune logiche. Perché? Perché da questo punto di vista, in ogni caso, si doveva portare avanti un principio. Ma quando siamo arrivati al dunque, e quindi il sistema normativo ha stabilito che si doveva agire in un certo modo, e allora noi primi abbiamo detto: va bene, ma non puoi dire alla gente ora la Sicilia è blindata e poi la gente vede che non è così, la gente che accetta di stare in casa è lì ferma e si vede sbeffeggiata da questa situazione. E allora è qui che noi non possiamo più accettare, e abbiamo anche accettato gli schiaffi, quelle che ci sono arrivate anche a livello di prefettura sulle nostre ordinanze. Noi l'11 marzo avevamo fatto l'ordinanza per bloccare tutto, tutte le attività produttive, gli studi commerciali. E perché abbiamo fatto questo? Perché era inutile la lezione che proveniva da dove già la tragedia si era consumata, era chiara, ci dovevamo fermare. E nonostante tutto abbiamo assistito ai provvedimenti di carta, prima le ordinanze del Presidente della Regione, poi i decreti dei nostri ministri, i quali hanno continuato per oltre 20 giorni e 3 settimane che in Italia si gioca, si annuncia un provvedimento ma poi si fa quasi l'opposto. Se andiamo a verificare come si sono articolati questi provvedimenti, ci rendiamo conto che abbiamo messo a repentaglio tante vite umane, quando ancora ricordo che già si tentava nuovamente di ripartire al nord, la nostra massima solidarietà, ma non era logico in quel momento pensare che poteva ripartire
una città piuttosto che un'altra, con alcuni slogan che andavano totalmente in controtendenza a quello che invece era il dramma che si stava consumando. E noi qui, coscienti delle nostre fragilità, non abbiamo fatto altro che vedere di andare avanti, di mettere le mani avanti, perché le nostre comunità, a differenza di altri, non possono essere esposte a un certo dramma, perché qui sarà la tragedia se saremo colpiti con la stessa percentuale dei nostri fratelli della Lombardia e delle altre regioni e delle altre città. Ecco perché ho voluto portare avanti questa posizione intransigente, ed ecco perché in questi giorni, lo possiamo dire, i messinesi hanno accettato di stare in casa. Ma quando poi abbiamo per l'ennesima volta, e ieri è stata l'ennesima beffa, a fronte di un decreto del Ministro della Salute che ha stabilito finalmente che non era vietato passare da un territorio a un altro, da un comune all'altro, e allora è logico che non abbiamo accettato quella scena che la Sicilia ha subito. E non è solo una battaglia per la Sicilia. Fermare il virus vale per tutta l'Italia. Individuare quelle che sono le fragilità e risolverle non è solo una questione di Messina o della Sicilia, vale per tutta l'Italia. Questa è una battaglia che io conduco anche per la solidarietà dei miei colleghi sindaci, noi che siamo in trincea, noi che siamo quelli che poi dobbiamo trovare la soluzione per applicare le norme non applicabili. E perché quando poi si fanno le norme, ribadisco, non si pensa che sul territorio c'è il sindaco che ha la responsabilità di doverle farle applicare, e noi siamo in trincea, ed è questo il nostro ruolo. E se il nostro ruolo è quello di far applicare le norme, non è possibile essere sbeffeggiati da quelle che invece è la mancata applicazione delle norme. La vicenda della Renault 4 è emblematica. Mi è arrivato ora un messaggio che sono fuggiti, pare che li abbiano avvistati a fare la spesa all'Eurospin un'ora e mezza fa. Ma di cosa stiamo parlando? Se già il nostro sistema di vigilanza non riesce a concretizzarsi, ma l'emergenza sanitaria come la dobbiamo affrontare in questa terra, se questa è la logica? E allora basta, non posso neanche accettare il comunicato che è uscito poco fa dal Viminale, che tende a smentire quella che è stata una presa di posizione del presidente Musumeci stanotte, e la nostra presa di posizione. I dati sono quelli, e non ha qua importanza una macchina o due. Qua è una questione di sistema. L'ordinanza che io farò tra poco, visto che lo Stato non c'è, ho dato appuntamento, ho chiesto a Sua Eccellenza il Prefetto di darci il messaggio, la soluzione pratica. Dov'è lo Stato? Non c'è. E allora l'ordinanza noi l'abbiamo preparata. Io non posso disciplinare questa parte, non è mia, ma quando si esce da qua sì, nelle nostre strade non entra più nessuno. Ecco che lo sappia ora il Viminale che io tra poco faccio quest'ordinanza. Sappia il Viminale che io sto aspettando la nave delle 22, sono qui, non mi muovo, sono qui, che passino sul mio corpo queste navi. E anche se già ci è arrivata l'informazione che non li faranno salire a quelle delle 22, ma a quelle di domani mattina, siamo qui, non ci facciamo prendere in giro. Ma non è questa la questione. Come si poteva risolvere? Perché io non sono l'uomo delle proteste, io sono l'uomo delle proposte. Quando è stato stabilito, ringrazio anche l'onorevole sindaco, lo giudice che è qui presente, quando si è stabilito che in Sicilia non si doveva più entrare, bastava fare una semplice banalità, una banca dati online dove i cosiddetti pendolari dello stretto si registravano una volta per tutte, avevano un codice e quindi non erano più sottoposti alle quotidiane verifiche, si semplificava tutto. Quindi se sono 3.000 circa quelli che devono continuare a muoversi sullo stretto, perché sono infermieri, sono medici, sono magistrati, sono forze dell'ordine, sono lavoratori che devono continuare a lavorare in quei settori che non può fermarsi, non si possono chiudere. E allora che ci voleva? Una sola registrazione, una volta sola.
e basta, avrebbe risolto il problema a quelli schedati, 3200, e non ci mettavamo qui ancora a fare buffonate per verificare e trasformare i nostri uomini, le nostre forze dell'ordine, che ringrazio, in verificatori amministrativi, quando invece c'è la necessità e tutta una serie di luoghi per far applicare queste norme. E questa sarebbe stata la prima soluzione banale, banale. Dopodiché, altra soluzione, chi doveva entrare in Sicilia, ma lo prevede già un DPCM, di una, anzi lo prevede un'ordinanza del Presidente della Regione, ha stabilito oltre una settimana fa che per entrare in Sicilia ci voleva l'autorizzazione del Presidente della Regione, cioè per quelli che non rientrano nei pendolari e che quindi va accertata la causa di necessità. Bene, ieri questi permessi chi li ha rilasciati? La Renault 4, che è una compagnia, era una macchina di artisti di strada. Chi li ha autorizzati ad entrare in Sicilia? Questi che hanno violato anche già la contravvenzione che gli hanno fatto, mi pare, nel Salernitano. Quindi è gente che sicuramente equilibrio, mi passi il termine, non so quanto ne ha. Tant'è vero che sono arrivata ad Aci Trez, lì sono stati fermati, abbiamo seguito oggi con la nostra sezione della giudiziaria, della polizia municipale, tutto. Dopodiché, che è successo? Pare che le avevano messi in quarantena, poi pare che siano andati a fare acquisti al supermercato Eurospin. È vero, lo accerteremo, ma il tema di fondo è uno. Chi ha autorizzato questi ad entrare in Sicilia? E come entrano questi e tanti altri? Qui non si tratta più di non essere ospitato o meno. Qua di fronte ormai a un provvedimento di blindatura si tratta semplicemente di avere rispetto l'uno dell'altro e di far rispettare le norme. Questo significa ora è cambiato rispetto a una settimana fa anche il quadro normativo. E allora anche qui, perché non fare il sistema di prenotazione per chi deve entrare in Sicilia? Quindi ti prenoti 10 ore prima, ora lo stabiliremo nell'ordinanza stanotte, perché la banca dati comunque la stiamo creando noi, il sistema la metteremo online, ho chiesto aiuto a tutti per metterci in condizione di fare questo, però ci vogliono le autorizzazioni affinché il vettore ne prendano già obbligo, perché questo vale per le navi, vale per i traghetti della Ferrovia dello Stato, vale per i treni, quegli medici, quegli eroi che sono lì a fare che cosa? A controllare che cosa devono fare? Di tutta gente che comunque entra senza autorizzazione, non si sa da dove provengono, dove devono andare. È stata violata già l'ordinanza del Presidente della Regione, che prevedeva già la tracciabilità da oltre una settimana. Ma di fronte a queste violazioni nessuno si muove. Basta che il sindaco De Luca fa un provvedimento che prevede oltre, quindi che va sempre a favore della normativa che è stata fatta a livello nazionale, quindi non va contro la logica, anzi è più restrittiva, quindi è in favore di quella logica, invece no, non lo può fare perché c'è il combinato disposto che viene violato. Ci siamo rotte le scatole di questo modo di vedere l'amministrazione locale. E allora anche di fronte a questo, ed ecco qui il principio, la banca dati consente a chi deve entrare in Sicilia per questione di necessità di registrarsi 10 ore prima, si stabilisce la procedura, si dà la possibilità quindi alle autorità preposte di verificare se la sua dichiarazione è reale, come tutti per ora i ragazzi che sono rientrati dall'Erasmus, che sono fuori, quello è logico che devono rientrare, che li lasciamo in giro, sbandati, a fare che? Se l'Erasmus ha chiuso, se erano in Spagna, in altri luoghi, all'estero, devono entrare, certo devono rientrare, bene, fanno, si registrano, si verifica in un attimo, che incrociando i dati con l'università, ed entrano, così, ed ecco che poi c'è la filiera per sottoporli anche in quarantena, perché la mia preoccupazione qual è? Che noi ci muriamo in casa e questa gente comunque va in giro senza controllo. E allora i sacrifici che noi stiamo facendo vengono vanificati ed ecco che la gente impazzisce e quindi ecco dove poi giustamente si incazzano col sindaco, si incazzano con tutti, perché ancora peggio deve venire, ancora siamo ai primi giorni e già è questo il livello di nervosismo. Ma pensate ancora tra 15-20 giorni come dobbiamo
resistere di fronte a queste offese. E non è l'offesa nei confronti di Messina o dei siciliani, è l'offesa nei confronti degli italiani, di quelli che sono lì disciplinati, ma che non accettano queste bombe in giro. Allora, rispetto a tutto questo, noi facendo una bancarata del genere avviene semplicemente la prenotazione. Deve aspettare 10 ore, ma non aspetta a Villa San Giovanni, perché anche questo trucco non funziona. Perché quando poi ci ordinate di far entrare le persone perché per questioni d'ordine pubblico ci sono le file a San Giovanni, lì a Villa San Giovanni, e no, cari miei, questa è una presa per il culo che non funziona, perché è risolta anche questa, perché chi è pendolare ormai è nella banca dati e quindi ha la precedenza rispetto a chiunque. Il chiunque viene dopo, aspetterà 24 ore, dov'è? Rimane, avrà l'ok dalla banca dati, da chi gestisce la banca dati, e si dice puoi attraversare tale ora e tale giorno. Ma che ci vuole a fare una cosa del genere? Cosa ci vuole? Ed ecco dove noi non accettiamo la supponenza, cioè noi non riusciamo più neanche a parlare, non ti ascoltano, c'è una prefunzione tale, perché basta che quadrano sulla carta le norme, il resto gliene frega niente a nessuno, onorevole Germanà. Non gliene frega niente a nessuno se poi quella previsione normativa non è applicabile, se poi gli uomini che noi mettiamo in campo non hanno gli strumenti di poter fare quello che gli è stato ordinato di fare. Sono qui e loro sono coscienti, e non offendo loro, a partecipare a un grande bluff, al festival della supponenza. No, non è possibile. E noi questo l'abbiamo sollevato anche per altre questioni riguardanti il nostro sistema sanitario. È 3 giorni che siamo andati allo scontro con l'ASP, ma non perché volavamo la testa di qualcuno, perché non è possibile che noi ci infettiamo attraverso delle defaianze organizzative. I miei timori che ho detto 20 giorni fa non era semplicemente dei posti letto, perché noi dobbiamo fare di tutto per non arrivare a usare posti letto. Però è logico che se ci sono delle deficienze strutturali nell'organizzazione, nella filiera, dove nessuno si prende responsabilità, dove nessuno ci mette la faccia, e allora è logico che anche lì non possiamo accettare di autoinfettarci, perché non ci sono le procedure che consentono le fasi di decantazione per persone in attesa di tampone, per persone che sono entrate in contatto con dei positivi, e quindi parlo soprattutto del sistema degli addetti alla sanità. Questi non si possono mandare a casa così, e soprattutto non tutti hanno la possibilità della doppia casa. Ed ecco perché ieri abbiamo detto anche il Comitato dell'Ordine Pubblico, prendiamo le scuole, lanciamo l'appello di tutti quelli che hanno delle seconde case, terze case che possono mettere a disposizione. Domani partirà questo appello, perché preferisco che si dica la verità, ognuno si deve prendere la responsabilità, non vada a casa dove ha un solo bagno e infetta i suoi familiari, non lo faccia, perché la diffusione del virus avverrà così. Ed ecco dove sono i due elementi sui quali noi abbiamo fatto la guerra. Ora sul piano dell'organizzazione stiamo riuscendo a sopperire, scendendo tutti dal piedistallo e rimboccandoci le maniche, come si suol dire, e ci stiamo aiutando a vicenda, a prescindere da chi deve fare cosa sulla carta, ma che da chi invece è in condizione di aiutare, perché in questo momento la gara è a come risolvere il problema, e non invece alla gara a chi non ha la competenza a lasciare il problema non risolto. E allora, di fronte a tutto questo, io non posso più accettare che si continui con questa finzione, perché la finzione porta alla diffusione del coronavirus, porta a mietere morti. Qua non è una questione amministrativa, qua è una questione di vita o di morte. E allora rilancio il mio appello, io sto aspettando che venga un rappresentante dello Stato a dirci come si attua concretamente le norme che avete stabilito. Noi la soluzione l'abbiamo trovata, l'ordinanza la facciamo, ma dovete essere voi a dire a Caronte Tourist, a Ferrovie dello Stato, a Blue Ferris, che
bisogna usare quella banca dati e quindi lanciare il messaggio che si attraversa solo attraverso la registrazione, una volta sola per i pendolari, che si accetta subito, e poi per chi deve rientrare attraverso quel passaggio. Perché tutto questo non è stato pensato e non è stato fatto? Che costi avrebbe comportato? Sono veramente costi banali, era solo invece evitare la solita supponenza, parlare con noi sindaci. Ma perché noi sindaci dobbiamo essere presi a calci in culo anche da chi sta sopra di noi? Perché noi che abbiamo magari la soluzione pratica di un problema, per poterci far ascoltare dobbiamo arrivare a gesti eclatanti? Perché? Perché noi che abbiamo il senso pratico, perché lo viviamo sulla nostra pelle, noi siamo quelli che dobbiamo risolvere i problemi, non invece quelli che li creano, come spesso stanno sopra di noi. E allora perché noi che dobbiamo risolvere i problemi, quindi abbiamo l'esempio pratico, non possiamo interloquire con chi sta sopra di noi e dare il suggerimento pratico? Invece ci si ferma sempre in queste riunioni tutte ovattate, dove ci sono le varie eccellenze, dove non si deve stare anche attento se alzi il tono della voce, perché ovviamente commetti il delitto di lesa maestà del quale mi sono rotto le scatole. L'Italia non può andare avanti col timore della logica del delitto di lesa maestà. La gente muore, e di fronte a questo non c'è assolutamente ragionamento che tenga. Io sono lo Stato, io sul territorio sono lo Stato, io ho diritto di suggerire una soluzione che altri magari ben pagati non hanno trovato. Non è questo per ora la fase della di accettare le responsabilità, le omissioni, non è questo il momento. Per noi il momento per ora è quello, tutti quanti, di avere le soluzioni pratiche per evitare che si estenda questo virus, e soprattutto che non diventi criminale la politica e la mala burocrazia, perché qua di questo ora si sta parlando e noi dobbiamo fermarlo. E allora noi siamo qui, aspetteremo, e lo ribadisco, l'ho detto, non è un lancio per attirare l'attenzione. Io finora, fino a ieri, non avevo rifiutato interviste di tutte le testate, sia chiaro. Perché? Uno, perché non avevo la voglia, perché sono distrutto, sono preoccupato, sento sulla mia pelle ognuno che ogni bollettino che esce, sono chiodi sulla mia pelle, non avevo assolutamente l'umore, quindi ho evitato qualunque palcoscenico, mi sono limitato solo alle informative, alla comunità e alle dirette con le nostre reti locali per informare la comunità. Quindi ho tolto completamente, ho rifiutato, e vi chiedo scusa ai giornalisti che mi hanno inseguito in questi giorni, non era per snobbare nessuno, ma era perché non era intenzione mia assumere una visione plateale in termini di mediaticità con i miei provvedimenti. Io li ho assunti perché dovevano essere risolti i problemi pratici. È ovvio che oggi lo scenario è diverso. Diverso perché? Perché io rischio l'arresto, e l'Italia lo deve sapere. Deve sapere perché. E quindi è logico che l'Italia deve rendersi conto che quando poi ci sono in trincea i sindaci che sono lì non solo ad assistere, ma a sbattersi la testa per trovare soluzioni con le proprie anche fantasie amministrative, mi permetto di dire, perché chi è che poi maneggia l'amministrazione quotidiana riesce anche ad andare oltre il combinato disposto e risolve il problema. Allora l'Italia oggi deve rendersi conto che i provvedimenti che sono stati fatti finora sono in gran parte una finzione. Fino all'ultimo provvedimento che abbiamo aspettato 48 ore di vedere, io l'avevo già previsto con l'ordinanza 60 dell'11 marzo che si doveva bloccare tutto, e nonostante è stato annunciato come blocca Italia, guardando ora il provvedimento abbiamo un'altra posizione insipida che non blocca l'Italia ma continua con quei ni che fanno male, come il ni
nell'uscire di casa che è stato disciplinato dal ministro della salute, cioè puoi uscire attorno a casa tua, no, non puoi uscire però, che esca chi ha necessità certificate perché magari non sta bene, perché ha realmente delle patologie gravi che non può da questo punto di vista avere la possibilità di uscire, di stare dentro e deve uscire. Noi ora continueremo, ci sono altri argomenti che voglio affrontare, c'è una diretta sulla quale ho detto che ero qua disponibile e lo sto facendo ora e non prima, perché la nostra è una denuncia che non vale solo per Messina, non vale solo per la Sicilia, ma per tutta l'Italia. Poi chiunque, siamo qui anche a confrontarci nell'attesa che arrivi la nave.